Ben ritrovati su Trentini, io sono Alessandro Lautina di www.trentini.biz. Oggi riprendiamo le lezioni sul corso di analisi ciclica. L'ultima volta ci eravamo lasciati con un'analisi grafica del modello teorico ciclico che noi avevamo costruito. Il modello consisteva semplicemente in una somma di tre componenti cicliche sinusoidali a 50, 25 e 12 barre più una tendenza rialzista che tendeva appunto a spostare il grafico verso l'alto. Cosa avevamo fatto? Semplicemente calcolato visivamente le distanze tra minimi e massimi successivi e grazie a un'analisi prettamente visiva abbiamo individuato le principali componenti cicliche del modello teorico. Bene, ovviamente dopo aver fatto un'analisi visiva del grafico è necessario, specialmente quando poi si applica questo tipo di tecnica al grafico vero e proprio reale, è necessario utilizzare strumenti tecnici di una certa consistenza. Quali? Senza andare troppo sul complicato, utilizzeremo la media mobile semplice, cioè una media a n periodi, a n barre, che si muove nel tempo, e il momentum a n barre. Quali sono i periodi da utilizzare sia per il calcolo della media mobile semplice e per il momentum? Bene, l'analisi ciclica ci permette di dare una risposta proprio a questa domanda, cosa che altre tecniche non fanno assolutamente. E qual è la risposta? Semplicemente, se noi siamo convinti, come per esempio nel nostro modello, che ci siano presenze cicliche di un certo tipo, quali quelle di Hurst, nel nostro caso 50 bar, 25 bar, 12 bar, bene, allora utilizzeremo tre medie mobili, tre, ciascuna di queste calibrata su una tarata, su un periodo temporale pari alla metà del ciclo che stiamo ricercando. Mi spiego. Se per esempio vogliamo evidenziare la componente ciclica a 50 barre, utilizzeremo una media mobile semplice a 50 diviso 2, cioè 25 barre. Se cercheremo la componente ciclica a 25 barre, utilizzeremo una media mobile semplice a 12 barre, cioè 25 diviso 2 arrotondato per difetto. E così via. Per il momentum è esattamente la stessa identica cosa. Quindi, per evidenziare una componente ciclica a 12 barre, utilizzeremo un momentum a 6 barre. Per 50, un momentum a 25. Sul grafico che adesso vi proponiamo, sul modello teorico di prezzo, secondo i criteri di Hurst che abbiamo costruito, abbiamo inserito, sovrapposto, sia le medie mobili semplici, sia i momentum. Bene, cosa possiamo dedurre da questo grafico? Cominciamo ad analizzare le medie mobili semplici. Bene, la media mobile semplice, per come viene calcolata, presuppone un ritardo rispetto al grafico di circa un quarto di periodo. Mi spiego. Seguite mentre disegno. Allora, se noi abbiamo una tendenza ciclica di questo tipo, con un ciclo a 50 barre e su questa componente ciclica calcoliamo una media mobile semplice, l'andamento della mobile semplice di questa componente ciclica sarà questo. Come vedete, la media mobile rispetto al proprio ciclo calcolata a 25 barre, che ci permette di evidenziare il ciclo a 50 barre. Bene, questa media mobile qui tarda rispetto al ciclo di un quarto di periodo. Periodo del ciclo, ovviamente. In questo caso un quarto di periodo, 50 diviso 4, 12, arrotondato per difetto, ovviamente. Quindi,
la media mobile semplice tarderà rispetto al proprio ciclo evidenziato di un quarto di periodo. Cosa ci serve la media mobile?